positiva, ma anche molto coinvolgente. Abbiamo visto ciascuno per sé un gran numero di film, tutti quelli che erano in concorso, per alcuni cortometraggi, però ovviamente, come sempre accade in queste situazioni, il momento più bello, più formativo, è stato appunto quello in cui ci è toccato dare dei premi e scegliere un film piuttosto che un altro, perché effettivamente i film erano tutti di un ottimo livello, noi abbiamo dovuto fare come stesso accade una selezione, anche entrando in conflitto fra di noi, ma il cinema è questo, no? Il cinema è una cosa che ti fa discutere, litigare, se è qualcosa di serio, altrimenti è un gioco, e invece non lo è, e quindi è stato un confronto molto molto serrato. Sono felicissima comunque di aver fatto parte di questa giuria quest'anno. C'è sicuramente uno di questi fili è quello che lega, diciamo, film che si occupano di grandi biografie, penso soltanto a Marceline, ovviamente raccontano storie con la lettera maiuscola, diciamo così, di grandi figure, cioè quindi un biografismo, diciamo, diffuso. C'è anche, questo secondo me è la cosa un po' più preoccupante, c'è anche un conservatorismo non sempre, diciamo, ben celato, che però sta dietro, diciamo, un po' una retorica contemporanea, appunto la difesa di mondi che rischiano di scomparire, eccetera, che, ma questo è il mio punto di vista, insomma, che molte volte la difesa e la conservazione di ciò che già c'è si trasforma in conservazione. È un equilibrio molto difficile, però, insomma. Poi sì, insomma, c'è, ma questo insomma, è un po' lo spirito del festival, questo desiderio così reiterato, confermato, di costruire appunto dei ponti tra culture che sembrano distanti e invece non lo sono. E anche poi film che invece raccontano storie molto vicine a noi, come appunto il film che ha vinto di Francesco Lidoni, La nostra strada, e poi in realtà racconta dei mondi che possono essere anche invece lontanissimi, con i quali a volte è difficile dialogare, anche se condividiamo spazi urbani veramente stretti, insomma, è che la cultura è una cosa complicata. Quindi.